Allora, è importantissimo avere memoria di tutto ciò che è importante e di tutto ciò che è rilevante. La memoria è la nostra storia e non si può costruire un futuro senza avere una conoscenza approfondita e sostanziale di quello che è stato il passato. Il passato è una cosa che aiuta il presente e può creare, diciamo, le più giuste opportunità per quello che è il futuro. In questo caso è la memoria di una tragedia e come tutte le tragedie hanno in sé delle colpe, delle responsabilità, degli oneri e quindi ricordare in questo senso è anche un monito, è un ammonimento per il futuro perché cose di questo tipo non possano capitare, perché non è possibile pensare che delle vite possano essere stroncate da incapacità, inabilità o di inadeguatezze. Quindi c'è un dovere di memoria per ricordare le persone, le vite, i familiari, per ricordare il dramma, ma c'è un dovere forse ancora più alto per far sì che la memoria di queste cose significhi che non si ripetano e che non producano altri danni, sia di natura psicologica sia di natura sostanziale.